Ancora una passeggiata da Castiglionfibocchi a Ponte Buriano, il Ponte della Gioconda. Il Carnevale dei Figli di Bocco quest'anno infatti celebra Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte con le sue splendide maschere barocche. Dopo la cerimonia simbolica dello scorso sabato, anche oggi si è tornati sul ponte, dipinto dal grande artista nella carta della Val di Chiana e nello sfondo della Gioconda. E oggi avere insieme un'occasione così piacevole, grazie ai Figli di Bocco, che e insieme alla realtà di Ponte Buriano, una sinergia, diciamo, anche per valorizzare, per dare più visibilità all'importanza di questo luogo. Quindi ringrazio fortemente tutto l'establishment che ha organizzato appunto un carnevale con delle maschere così belle, così particolari, e il Trade Union tra queste meravigliose maschere, paesaggio meraviglioso, penso sia il massimo che potevano organizzare. Oltre al presidente della provincia Silvia Chiassai, presenti anche l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, le amministrazioni comunali di Castiglionfibocchi ed Arezzo e il primo rettore della Fraternità dei Laici per celebrare il monumento simbolo immortalato dal grande artista. Non potevano ovviamente mancare anche Leonardo e la sua Monna Lisa.